se vi riesce a vincere la tentazione. Questa fa l'effetto che la lasciva fa sulla biancheria sudicia. Pace e bene, fratelli e sorelle, a tutti voi. Ecco, oggi Padre Pio ancora una volta ci porta l'esempio di un lavaggio che avviene nella nostra anima. E sembra strano che questa purificazione, questo rendere pura e pulita la nostra anima, avvenga attraverso la tentazione. Lui ci parla oggi della lascivia e non so, tante persone di una certa età si ricordano che anticamente la biancheria veniva lavata con appunto questa lascivia. Che cos'era? Era un misto di cenere e acqua bollente nella quale veniva immersa la biancheria. E lì dentro ci restava per tutta la notte. E questa realtà toglieva piano piano la sporcizia dalla biancheria. Potrebbe sembrare strano, no? Che la cenere e anche poi il sapone che si usava allora veniva fatto con il grasso e la soda, e quindi qualche cosa che di per sé stesso dava sporcizia alla biancheria, e invece veniva poi questa biancheria candida e pulita. Padre Pio ci dice che proprio così è la tentazione, perché sempre ci ricorda che c'è questa battaglia, questo avversario che ci affronta e ci vuole portare in una direzione. Se noi reagiamo e ci indirizziamo verso la strada buona, la strada giusta che ci fa incontrare il Signore, allora è la vittoria. E la vittoria purifica la nostra anima. E il bene, sempre ci ricorda anche la Sacra Scrittura, il bene che noi possiamo fare nella tentazione, portando, uscendo da noi stessi, andando verso i fratelli, può coprire anche la moltitudine dei nostri peccati. Quindi può rendere pura e bella e limpida e chiara la nostra anima. Questo è l'augurio per oggi, e che Padre Pio ci aiuti a affrontare questa tentazione e a rendere sempre più bella la nostra anima. Buona giornata a tutti voi.